Salve a tutti nuovamente e adesso sono all'aeroporto di Ciampino. Il pullman che ho preso ci ha messo quasi mezzo. Ho messo meno di mezz'ora, 28 minuti, era questa alle 6 e mezzo del mattino, per arrivare all'aeroporto di Ciampino. In alte fasce orarie ci si mette di più dai 45 minuti a 1 ora. Un'informazione che ho saputo arrivando qua all'aeroporto di Ciampino è che l'ATAC ha istituito un servizio di collegamento con l'aeroporto di Ciampino, ma non da Terni, non da Tiburtina, ma dalla stazione della Laurentina, stazione della metropolitana. Diciamo che per chi è in centro o a Roma Sud non è molto pratico, dovete prendere la metro B, farsi o tutto quanto il percorso della metro o almeno la metà, quindi una mezz'ora, 40 minuti in media, arrivare a Laurentina e poi prendere il bus che mediamente ci mette tra i 20 minuti e una mezz'ora. I pullman ci sono ogni 20 minuti, però comunque mezz'ora, 40 minuti la metropolitana, poi un'altra mezz'ora il pullman, sono circa un'ora. Tutto questo per che cosa? Per il prezzo del biglietto, 1,50 euro. Qui c'è il gate di imbarco per Francoforte Hahn, ancora vuoto, vabbè, ci vorrà un'oretta circa, sono le 7:20. Alle 8:45. Informazione sull'aeroporto di Francoforte Hahn. L'aeroporto di Francoforte Hahn si trova in località Lautzenhausen. Ah, se l'ho pronunciato bene. Spero di sì. Circa 160 km da Francoforte sul Meno. In pratica con Francoforte sul Meno c'ha poco da dividere, nel senso che viene identificato come Francoforte perché è l'aeroporto low cost di riferimento di Francoforte, ma si trova appunto in località Lautzenhausen. L'unico modo per essere collegato a Francoforte con il trasporto pubblico è un autobus gestito dalla compagnia BOR Flipco, altrimenti l'alternativa è il noleggio auto, punto e basta, non ci sono treni, non ci sono altri mezzi di collegamento. Forse l'unica alternativa è, se siete fortunati, trovare un passaggio con la BlaBlaCar. Alla fine di questo viaggio, nell'ultimo video, dirò i costi, ok? Appuntamento al prossimo video. Vi ripeto sempre, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se vi va, magari integrate nei commenti con informazioni che avete su viaggi, collegamenti, aeroporti low cost e altro. Io ormai sono diventato pratico, visto che utilizzo spesso compagnie low cost come Ryanair per andare in Germania, per andare a trovare mio figlio a Francoforte. Arrivederci al prossimo video. Intanto mi sa che vado a prendere un altro caffè. Ciao!